Eri mai entrato in una sede storica di un giornale? No, prima volta. Elettrizzato, bello, molto bello. Emozionante, sì, molto emozionante. È una parte di Milano importante, proprio il cuore, si può dire, no? Il cuore di Milano. E quindi è molto emozionante, bello. Sono molto orgogliosa. Molto bello per quello che riguarda il Corriere, a partecipare a uno degli eventi più straordinari della città, quello che mette in moto energia, porta gente da tutte le parti del mondo, rende Milano qualcosa di unico nel panorama nazionale. E il Corriere è un pezzo di questa città. Il ruolo di Corriere è un ruolo centrale e anche durante la Design Week diciamo che è il punto di riferimento più importante. In più, data anche la sua presenza fisica proprio nel cuore del fuorisalone, è veramente importante esserci e siamo molto felici quest'anno di partecipare con una installazione che tratta un tema molto importante e molto urgente, che è quello della sostenibilità, e con una firma così prestigiosa come quella dell'architetto Mario Cucinella. Ad un primo sguardo cosa ti piace dell'installazione? In generale il connubio anche con le piante, quindi proprio con la natura vera e propria, e poi anche questo puntare un po' verso l'alto con il legno, il richiamo comunque al materiale da cui poi proviene la carta, quindi comunque legato a quella che è la sede del giornale, quindi in realtà mi piace. Mi ispira l'essenzialità dell'architettura e l'idea di mobilità che si sta proponendo. Credo che sia un connubio assolutamente moderno, un connubio intelligente e di rispetto di quello che immaginiamo per il nostro, volevo dire futuro, ma forse presente nella città. Non sono molte le occasioni, effettivamente questa mi sembra veramente speciale, poi con delle tematiche così forti sicuramente una bella occasione. I'm interested because I never visit, so for me I think it will be have very big attractions. So if I have that opportunity, I think I will book the guide. Fino al 1991 questo era un posto abitatissimo dove c'erano un sacco di funzioni, arrivavano gli autoarticolati con le bobine grosse, c'erano tutti i furgoncini che si allineavano con le fasce di giornale per poi partire nei luoghi più distanti della provincia per portare il giornale all'orario giusto per l'edicola, quindi era veramente popolato da un sacco di persone con tante funzioni. Adesso i giornali sono cambiati, i giornali sono non soltanto quello che scrivono di notizie ma anche creatori di eventi per riflettere, per approfondire sulle tematiche dell'oggi e dell'attualità. L'abbiamo fatto l'anno scorso, lo stiamo facendo quest'anno, è una bella cosa, diciamo, per consentire ai cittadini milanesi di poter entrare, vedere, visitare il Corriere, vedere la Sala Albertini, vedere lo Scalone, vedere le foto dei grandi scrittori e giornalisti del Corriere, da Dino Buzzati a Pirandello, a De Amicis e tanti altri ancora, insomma, vedere il corridoio dei direttori, insomma, è una bellissima occasione. Mi piacerebbe che non soltanto avessimo delle visite guidate, ma proprio la libertà dei cittadini che entrano al Corriere, girano per il Corriere e tanto lo fanno in maniera molto, molto responsabile, quindi è una cosa che cercheremo di fare ancora di più il prossimo anno.